Ciao a tutti di nuovo, perché c'era questa mattina. In questo ultimo talk della giornata, penso, vi parlerò di Deep Speech by Mozilla. Mi piaceva portare questa storia perché l'ho un po' vissuta da esterna, un po' di passaggi, ed era interessante vedere come si è partito da un science paper per arrivare a un algoritmo che adesso è una libreria open source utilizzabile anche in vari linguaggi, vedremo. Io sono Stefania Del Prete, per chi non mi conosceva prima, lavoro sempre per Topics, che è un Torino Piemonte Internet Exchange. Ogni anno facciamo anche questa scuola di 4 settimane chiamata Big Dive, e quest'anno abbiamo avuto modo anche di portare ho insistito molto, c'è cioè un mio collega che mi prende in giro, portare anche un modulo di Mozilla, dato che Mozilla è stata aperto in questo momento proprio un vero team di machine learning, e di cui in particolare su speech recognition. Io sono stata coinvolta con la comunità di Mozilla prima, quando ero a Berlino, per un anno, più di un anno, in cui abbiamo un po' creato diversi eventi. Lì era facile perché c'era l'ufficio direttamente nella città. Mozilla in Europa, gli uffici a Berlino, Londra e Parigi. Tra l'altro conoscevo il team di Berlino, però questo developer che è venuto era l'IC di Parigi. E tornando qui in Italia, ho conosciuto la comunità italiana, abbiamo iniziato a portare un po' di eventi, un po' di cose che avevo visto anche a Berlino, diciamo. E why speech recognition? Quando al momento ero a Berlino, tipo nel 2015, c'era attivo questo progetto chiamato Vani. Al tempo c'era ancora, per chi lo conoscesse, Firefox OS, che era un sistema operativo per mobile. C'erano in giro questi flame che erano un po' delle demo di questo sistema operativo, che è durato per un po'. Poi, per una ragione o per un'altra, questo progetto è stato dismesso, però è continuato l'interesse in speech recognition. Parte delle risorse di Firefox OS sono state reindirizzate su quello che si chiama IoT o Connected Devices, è rimasta forte la richiesta di avere comunque una libreria di speech recognition che fosse comunque open source, perché vari progetti proprietari iniziavano a farsi avanti, quindi c'era questo interesse. In particolare si voleva usare un sistema end-to-end machine learning, cioè utilizzarlo dall'inizio alla fine senza avere dei filtri all'inizio e alla fine di questo sistema. E il progetto è iniziato tramite lo studio di un science paper della Baidu Research Project, che pubblicano diverse ricerche a livello di intelligenza artificiale. In particolare si è iniziato con questo che vedete qua evidenziato, perché è abbastanza intenso da studiare, quindi se volete studiarlo sedetevi, stampatevelo, no, come preferite, però prendetevi il vostro tempo. Questa prima edizione era del 2014, si è poi avuto altre versioni di questa ricerca più recente nel 2017, il primo nel 2015, questo con inglese e mandarino. E diciamo che il processo è stato iniziare a studiare una ricerca, quindi a livello teorico un progetto che comunque si è iniziato a testare, prendere queste conoscenze e portarlo in un progetto di open source. I punti chiave di questo paper erano in particolare non avere una pipeline complessa. Spesso nel passato si erano utilizzato, forse qua era evidenziato qualcosa delle precedenti prove che erano state da fare, forse appena la riga sotto, comunque con processi molto molto lunghi, ma invece si poteva utilizzare direttamente deep learning dall'inizio alla fine. Fare leva sulle nuove tecnologie che si erano sviluppate come GPU. In particolare, adesso sul repository di GitHub c'è anche una versione per utilizzare Deep Speech senza GPU, però è consigliabile, diciamo.
E vedremo tra poco un grande dataset per fare in modo di ovviare a questi background noise che potete immaginare le persone, specialmente quando si ha un dialogo in real life, dal vivo, ci sono diversi tipi di background, potrebbe essere una stanza con silenzio assoluto oppure anche voci intorno a volte. Quindi iniziamo col capire brevemente i punti chiave almeno di questo articolo. Per chi non le conoscesse, le neural networks praticamente hanno un po', come potete intuire, dalla branca di intelligenza artificiale preso alcuni nomi dal funzionamento del neurone e del cervello. Queste, logicamente, queste definizioni sono prese molto con le pinze perché addirittura si pensa che ci sia più nella materia bianca che in grigia. Quindi, comunque, parlando di assonanza con un neurone, quello che si può pensare di una rete artificiale sono proprio questi input che vediamo all'inizio. All'interno c'è una funzione di attivazione che permette a questi input che vengono presi di continuare e quindi di rimanere attivo questo neurone oppure no. Un esempio può essere, ad esempio, qui vediamo proprio una sommatoria della moltiplicazione dei due, del valore e del peso, questo W di solito è il weight, il peso. Se c'è un valore 2, 3, si fa 2 moltiplicato 3 che fa 6, si moltiplicano le varie, si sommano le varie moltiplicazioni e poi si aggiunge questo B che è una bias, un altro parametro che si può aggiungere. Infine si ha un certo numero e si passa tutto in questa funzione di attivazione. Una funzione molto semplice può essere un relo oppure una funzione con una specie di threshold in cui dice se superiore a un valore 10 allora il neurone rimane attivo, altrimenti non contribuisce alla rete neurale. In particolare quello che abbiamo qua è una rete neurale recurrente, RNN, in cui a differenza di le classiche, tipo quando sentite parlare di deep networks, di solito c'è questo concetto di feed forward, nel senso che va sempre avanti, diciamo, il neurone, l'attivazione del neurone nei vari layers, nei vari strati. Qui è leggermente più complessa e quello che permette di fare, possiamo vedere un'immagine direttamente, come vedete ci sono dei flussi che vanno un po' avanti, un po' indietro, tra virgolette, è stata testata questa rete neurale e diciamo in questo modo permette di praticamente andare a trattare dei dati complessi e così diversi, come ad esempio speech recognition oppure hand recognition. C'è ad esempio anche un dataset molto conosciuto chiamato MIST, in cui c'è il handwriting di diversi numeri e si usano reti neurali anche in questa direzione. In particolare, la rete espressa nel papers era formata da diversi layers, quindi abbiamo diversi di questi strati. Ho capito che devo stare più ferma. I primi sono four layers, quindi come abbiamo detto prima non abbiamo ancora questo componente particolare di ricorrenza, diciamo. Abbiamo un altro bidirezionale e poi un ultimo che prende l'input ricorrente da quelli precedenti, quindi abbiamo 5 layers di profondità. In particolare qua per chi è interessato si voleva adempiere a questa condizione, quindi abbiamo gli hacker indefiniti come gli inputs, weight, abbiamo visto che questa W è molto usata come weight, e poi c'erano queste bias in particolare. In particolare quando noi vogliamo fare i machine learning in generale, deep learning è una sottocategoria, utilizzare i dati in maniera supervisionata, in questo caso ad esempio si sapeva la frase e ad esempio si aveva una scrittura della componente in modo di testare che l'algoritmo funzionasse, quello che si fa di solito è dividere il proprio dataset. Questa slide è presa da Andrew Ng, che è un grande esperto promotore di machine learning, in particolare da un corso di Coursera di specializzazione di deep learning, e in cui tutte le lezioni sono aperte, solo che si paga se volete fare poi i quiz finali.
ma le trovate anche su YouTube, su diversi appartamenti disponibili. Una volta si divideva semplicemente il set tra la parte di fare training, in cui l'algoritmo, diciamo, va a regolarsi, va a formarsi proprio sui dataset che noi vogliamo fare, o noi vogliamo andare a verificare, di cui sappiamo già la risposta, diciamo la soluzione, e una parte di test, una parte sì, di test in cui vogliamo confermare l'esattezza. Quindi facciamo andare questo nostro algoritmo su, ad esempio, diverse tracce vocali e vediamo la performance in senso di performance dell'algoritmo stesso. Ultimamente, specialmente con l'accesso di più a potenze tecniche molto più forti, si è aggiunto e viene sempre più riconosciuto un set anche di dev, in cui non guarda la performance vera e propria dell'algoritmo, ma guarda di più le performance sulle tecnologie stesse. E ci sono queste percentuali che vengono riconosciute, questo 80-20-20-90-1-1, è in funzione di quanti dati si ha. Più grosso è il dataset, più si tende ad avere anche un 98-1-1, perché avendo molti molti dati, già i dataset, anche solo 1%, sono abbastanza significativi per poter testare sia la parte di algoritmo sia la parte di performance tecniche. Quindi questi erano un po' i punti salienti di questo articolo, in aggiunta anche a questo, in cui, come abbiamo accennato, c'era il problema del background. In questa ricerca si è visto che oltre al problema di diverso background, c'era questa specie di compensazione da parte delle persone, che è chiamato Lombard Effect, in cui quando le persone avevano o percepivano un background rumoroso, cambiavano proprio il pitch stesso della propria intonazione della voce. Quindi è stato anche un effetto abbastanza interessante diciamo, da andare a coprire e trovare una soluzione. In particolare, la soluzione che è stata utilizzata in questo progetto di ricerca è stata avere un dataset che era un mix tra tracce con un background silenzioso e tracce con un background in cui invece c'era abbastanza rumore. E quello che poi si è analizzato è che non ci fosse troppa divergenza tra un reale dialogo e questo tipo di dataset, e si è visto che è abbastanza performante. Quindi, dopo aver studiato questo progetto di ricerca, si è deciso di andarlo a sviluppare come libreria utilizzabile poi da chiunque ritenesse opportuno. I goal che si erano posti è di avere un WER, questo Word Error Rate, quindi quanto ci azzeccava praticamente, minore del 10%. E di solito lo standard tra il 15 e il 10% è già abbastanza buono. Si è deciso di implementarlo tramite Neural Networks utilizzando TensorFlow, che è una libreria fatta da Google Mind basata su NumPy, che è un'altra libreria open source. In particolare, la cosa che poi si valuta più efficace nell'algoritmo è la sperimentazione con gli iperparametri e trovare appunto un dataset abbastanza grosso che idealmente copra questi problemi che abbiamo visto prima. Quindi si chiede di utilizzare TensorFlow, in particolare se non avete mai visto TensorFlow, non l'avete mai usato, è molto carino la playground. Praticamente quello che vedete nell'immagine è una espressione visiva di quello che capita in diversi layers. E quello è carino per iniziare a giocare con una rete neurale, si possono impostare anche la rete di attivazione, i rate del learning. Ci sono anche, oltre a queste, c'è anche una figura a spirale in cui diventa più o meno matto, il nostro computer inizia a fumare se non si impostano molte, molte più cose insieme. Qui diciamo che vi dà più l'idea di come funziona una rete neurale profonda anche in computer vision, in cui all'inizio gli input possono essere più o meno, diciamo, geometrici e poi all'interno la rete neurale sviluppa dei suoi pattern di riconoscimento che pian piano vanno a riconoscere il vero e proprio volto. In questo caso è stato utilizzato invece come speech recognition e in particolare Mozilla Research, Mozilla Machine Learning, ha deciso di utilizzare questa rete, questa RNN, in particolare sarebbe long short term memory, in cui ci sono alcuni componenti non solo di questo giochetto triangolazione che abbiamo visto prima, ma anche degli elementi di forget
in cui si può andare a trascurare alcuni elementi per continuare la propria ottimizzazione. Per andare a ottimizzare ulteriormente si è utilizzato questo Adam Optimizer, che riguarda l'ottimizzazione di processi stocastici. Se qualcuno è interessato, ho lasciato qui il link al paper di recente pubblicazione, non so quanto recente in realtà, comunque un paper molto dettagliato su come funziona. Vi ho detto poi che la cosa molto importante con cui una persona poi va a giocare sono i diversi parametri, i diversi hyperparameters, e in particolare si è visto che qui si sono utilizzate delle librerie open anche a livello di dataset, che è una cosa che si può andare comunque a stabilire a priori, e vediamo che qui abbiamo appunto di nuovo il training, il dev e il test dataset che si va a scegliere. Poi ci sono altri parametri che abbiamo visto anche, diciamo, in questo, che ci si può anche andare a giocare qui, come ad esempio l'epoch, il learning rate, che dà anche la velocità con cui impara a seconda dei casi, a seconda di quello che si ha bisogno. E in particolare ho messo questo link perché in questa attualmente l'ultima versione è questa 2.0 alfa 9, però in questa documentazione ci sono più dettagli anche su questi tipi di hyperparametri e una documentazione più completa su tutti i modelli. Quindi se volete andare a vedere la documentazione vi consiglio di andare in questo link e poi eventualmente vedere gli ultimi commit che sono stati fatti. Quindi in questo momento si era preso questo LibreSpeech eccetera, però c'era anche il desiderio di fare un dataset che permettesse di avere questo tipo di varietà che migliora sempre di più l'algoritmo. E in particolare si è iniziato a creare un nuovo dataset. Allora è stato creato questo progetto chiamato Common Voice, molto molto interessante, in cui chiunque può contribuire, da voi a vostro cugino, a vostra nonna, io vi incoraggio a incorporare più persone possibili in modo da avere una varietà assoluta di voci. Adesso farò vedere come funziona. In questo momento è anche scaricabile questo dataset, è di 12 terabyte, circa 500 ore. Al momento il training del dataset dell'algoritmo di speech è stato fatto con l'inglese, ma si intende farlo anche con diverse lingue. In particolare, tra tutte le lingue, che in questo momento ce ne sono veramente diverse, si ammonta a circa 1000 ore di registrazione. E caso vuole che con l'effort della comunità italiana, che ha scritto veramente un sacco di stringhe, perché ogni comunità, ogni lingua ha bisogno di un tot minimo di stringhe validate, di un tot di caratteri leggibili ma che non siano troppo formali, eccetera, eccetera, in modo che questo progetto possa partire anche sul sito ufficiale, che è questo voice.mozilla.org/IT, se volete contribuire con la lingua italiana. In particolare questa era la serata in cui l'abbiamo lanciato, quindi eravamo tutti lì a registrare la voce, poi nella parte di validazione vi davano le nostre stesse voci, quindi era divertente, ah, ti conosco. E quello che succede, voi piombate su questo sito, cliccate per dire qualcosa e vi appare questa schermata in cui voi leggete la frase e poi, volendo, metti che capita qualcosa, potete andare a rifarla. Però per cortesia, se parlate con delle persone, ditegli insomma di metterci il loro impegno a esprimerle in modo buono. Mi ricordo che prima, quando non c'era ancora l'italiano, mi è capitato di validare delle frasi in inglese però lette in spagnolo. Ho detto, scegliete la lingua e poi ovviamente parlate la lingua che è stata scritta. Come vedete c'è parla, ascolta. Nella parte di ascolto si inizia a fare una prima validazione, in modo che comunque non succeda che ci siano stringhe vuote oppure stringhe di cui la frase è tagliata, eccetera, eccetera. In questo momento so che si sta pensando di lavorare anche a livello di campionamento per standardizzare il volume in un modo o nell'altro. Quindi, work new start, oltre a contribuire logicamente con la vostra voce e tutta la vostra famiglia che contribuisce con la loro voce, si può partire dal repository ufficiale. La documentazione è fatta molto bene. In particolare ci sono diverse cose da installare.
Quello che consiglio, se utilizzate già machine learning, utilizzate già TensorFlow, magari farvi un virtual environment, che è sempre una buona strategia, perché viene utilizzata un'altra versione, almeno l'ultima volta che l'ho visto, una versione precedente di TensorFlow. Poi ci sono una serie di dipendenze da andare a installare con i requirement del caso. E in particolare poi vi darò il link anche un talk che guido step by step anche in questo processo. E se volete contribuire ancora di più, magari avete già visto reti neurali, eccetera, c'è una parte scritta in Python, C++ e C. E se voi andate nella parte di YouTube, io vi consiglio di parlare sempre con i programmatori perché sono a volte abbastanza impegnativi. Diciamo che questa è una libreria in cui è difficile trovare your first bug o his bug, però è possibile, insomma, parlandone insieme. DeepSpeech al momento ha anche un crate su Rust. Crate è una libreria tipo su Rust, ha anche dei bindings per Go e per GStreamer, quindi a livello di multimedia si è abbastanza coperti. E, per offrirvi diverse risorse, allora su Discourse c'è un canale apposta. Se utilizzate IRC, il canale è questo di Machine Learning, che ormai ha preso parte proprio come un vero e proprio team. E poi quel talk che vi parlavo è questo qua che è stato quest'anno alla FOSDEM, in cui c'è diciamo un passo a passo per andare sia nell'installazione sia per il running del training itself. Scusate, a volte switch un po' tra. Se volete contribuire più attivamente proprio alla generazione delle frasi stesse, ad esempio c'era una persona che probabilmente era molto interessata al nuoto, o un altro in particolare libro, allora a volte capitano queste frasi molto di nicchia sul nuoto, adesso ci voglio mettere una manata per fisica così. Se volete contribuire voi stessi potete contattarci nella comunità di Mozilla, su Telegram, potete andare su Mozilla Italia Home, ci sono diversi canali, questo vi dà accesso a tutti oppure direttamente sul forum. Sì, questo è tutto. Se avete domande adesso o i modi per contribuire o sulla libreria stessa, sull'articolo, fatemi sapere, sono disponibile. Grazie. C'è da studiarsi un po', cioè, sono un po' di compiti a casa, anche per me, per certi articoli. Però secondo me anche con la robotica ci sono stati degli esempi interessanti in cui si iniziava a utilizzare questi algoritmi su alcuni robottini, quindi secondo me anche sul Fab Lab potrebbe darci un occhio, sono cose interessanti da più fronti. Ok, grazie allora e buon appetito, buona serata.